Codrea salta l'avversario, poi subisce fallo però. Sul pallone Lucarelli, anche Codrea. La barriera posizionata da Battistini. Potrebbe provare il sinistro Lucarelli, ma anche occhio a Rumeno. Potrebbe festeggiare così nel migliore dei modi il suo compleanno, come detto oggi 22 anni, la finta di Lucarelli, parte Codrea col destro che termina di poco a... Sempre Codrea sul punto di battuta, arriva il fischio di Dattilo, parte il destro del rumeno e rete, il gol del Palermo, forse autogol. In questo momento l'anticipo della 28esima giornata di campionato tra Palermo e Bari, 2-2 il punteggio finale. Siamo pronti per Venezia Palermo. Codrea sul dischetto, un momento importantissimo di questa partita. Codrea contro Soviero. Fischi del pubblico, parte Codrea, il tiro e la palla in rete, Palermo 1, Venezia 0. Testa di Vargo che cerca di rimettere ordine nella difesa, Codrea. Codrea, la battuta direttamente fra le braccia di Salvatore Soviero. Di Napoli, all'indietro per Zauli, controllo di palla, ancora lotta con Brencic, stavolta la meglio. Numero 8 del Venezia, allora riparte però ancora il Palermo. Vediamo l'azione di Codrea, atterrato, calcio di punizione, gran partita veramente di Paolo Costantino Codrea. Rossi di destro sbaglia, attenzione Morrone, arriva il triplice fischio, il Palermo espugna il Pierluigi Penso e sicuramente è una grande vittoria per il rosanero. Continua a giocare la squadra di casa, Morrone ha tentato il tocco morbido, D'Angelo mette fuori, poi Vidigal cerca spazio, giocatore portoghese che vuole tornare a tutti i costi in nazionale per giocare l'europeo nel suo paese. Ha recuperato il Palermo però. Occhio al destro di Codrea, traiettorie sempre interessanti le sue. Parte Codrea, tocco fuori per il destro provato da Morrone, pallone che resta di rete. Ferri, tutto è fermo però, fuori gioco. In avanti il Napoli, c'è lo spazio per il servizio per Stellone che aggancia, arriva Codrea su di lui, gli soffia il pallone senza fallo. Codrea, Zauli, ancora Codrea, su di lui Pasino, riesce a passare il rumeno, poi però Bonomi e alla fine Savino. Calcio di punizione per la squadra partenopea. Attenzione alla battuta, prova Codrea direttamente tra le braccia di Manitta che non si fa sorprendere. Free,
scaduto il tempo, se ne accorge De Santis ed è delirio a Palermo, vittoria 2-1. L'attacco di Diliso, ancora Diliso attaccato da Morrone, prova a mettere dentro, è stato fermato però l'inserimento di Cassetti, può ripartire il Palermo e lo fa con questo lancio di Accardi. Prova a ripartire Cossato, ha avuto la meglio però la scivolata di Codrea, ancora Zauli, calcio di punizione fischiato da Farina, rinvio di Sicignano, troppo lungo sia per Zauli che per la Grotteria, il pallone rimane al Palermo con Codrea. Sta attaccando ancora Codrea, Morrone,